La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell'egoismo. Sono le parole con cui il Pontefice ha voluto ricordare la Giornata Mondiale dei Poveri. In questa occasione Unicoop Firenze ha donato circa 1000 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La consegna presso il centro Caritas di San Piero in Palco alla presenza dell'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori. E abbiamo bisogno proprio di dare segnali di condivisione, di attenzione al bene comune, di superare un po' questa mentalità individualistica che ci sta intossicando tutti quanti. Abbiamo bisogno di mostrare che è possibile fare le cose insieme per gli altri, soprattutto per chi ne ha più bisogno. E il Papa che ci ha chiamati a questa giornata mondiale e si attende da noi appunto una risposta di attenzione sempre più pronta alle necessità dei poveri. I pacchi donati comprendevano olio, grana, uova e caffè, oltre ad alimenti per la prima infanzia e pannolini. Credo che ci voglia molta cooperazione oggi per far fronte alle emergenze che ci sono. Ci vuole cooperazione e che le persone si mettano insieme. Noi, con la Fondazione Il Cuore si scioglie, la nostra cooperativa Unicoop Firenze, stiamo cercando di non far rimanere indietro nessuno. Questa era la campagna lanciata durante la pandemia, oggi siamo a cooperare e collaborare con gli altri per fare in modo che la coesione sociale si rafforzi sempre di più anche attraverso l'aiuto di chi resta più indietro. La collaborazione tra Caritas Firenze, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie dura da molti anni, con iniziative straordinarie come questa e con il sostegno ai progetti delle diverse Caritas sul territorio e anche con i consueti due appuntamenti annuali con la raccolta alimentare nei Coop Fi. Sono 146 le tonnellate di prodotti alimentari raccolti durante la scorsa raccolta di ottobre 2021 che sono state consegnate alle famiglie in difficoltà del territorio. Un ringraziamento particolare va a Unicoop Firenze che ha sostenuto questo grosso acquisto per la distribuzione di oltre 1100 pacchi in tutta la città e nelle parrocchie. Questo per noi è fondamentale perché Unicoop è sempre stata vicino alle Caritas della Toscana, in particolar modo a quella fiorentina e soprattutto dimostra ancora una volta come si fa squadra sul territorio.